Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo video, io sono Zenex e oggi signori siamo tornati su PES 2020 nel nostro My Club. Stiamo scalando le classifiche mondiali, il mondo inizia a parlare di noi grazie ai nostri risultati. Aspetta, dov'è? Partita classificata? No, eccola qua, partita classificata. Intanto andiamo a cercare il nostro avversario. Mi raccomando, prima di iniziare, come sempre, iscrivetevi al canale. Qualora vi piacessero tutte queste serie, lasciate un bel like al video e condividetelo. Qualora aveste due minuti liberi da dedicarvi. Detto questo, nell'ultimo episodio abbiamo addirittura costretto, grazie alle nostre fantastiche prestazioni, un avversario a disconnettersi. Vabbè, in realtà era un po' un pirla, diciamo la verità. Però vabbè, questo tra di noi, che resti tra di noi. E poi la seconda partita purtroppo abbiamo perso contro un avversario obiettivamente più forte di noi. Oggi cercheremo il riscatto e lo cercheremo contro Xeta, valutazione 4,59. Io non ho capito se la valutazione è più è alta e meglio è, o più è bassa e peggio. Non lo so, non l'ho capito. Comunque 9 punti settimanali, quindi buona vippa come noi. Ecco, diciamo così, si presenta con Ter Stegen, Bonucci, De Ligt, Alessandro Vidal, Pjanic, Savic, Forsberg, De Paul, Payet e Gabigol, mentre noi scendiamo in campo con Szczęsny, questo, Luindama, Lukaku, Patrick, McGinn, André, Havertz, Ribéry e Coutinho, e la nostra punta di diamante Maurito Icardi. E guardate che bella questa inquadratura dell'Allianz Arena del Bayern Monaco, stadio del Bayern Monaco. Attenzione, andiamo subito a cercare il riscatto dopo l'ultima sconfitta, sperando di partire. Sì, partiamo, sì, grazie. E Los Angeles, Icardi, attenzione, subito per Coutinho. Coutinho può entrare in area, attenzione, Coutinho, Icardi, no! Ma perché non ha chiuso non ha aperto le gambe quello, porca miseria. Ma subito lo squillo importantissimo della Lazio. McGinn, la finta che andava a dare verso Lukaku, ma invece c'è André. Parte, grazie Patrick, vai Patrick in mezzo ancora verso i carti, rovescia, mamma mia, ma quanto siete cani, perché lo sapete, visto, io ce le ho tutte le idee qua in testa, ma poi non me le realizzano, raga, non me le realizzano, e questa è la verità. Intanto Gabigol proprio sovrastato di testa, Ribéry, oh mamma mia Icardi, verso Frank che tira di piazza, niente raga, già abbiamo fatto 4-0, già potevamo stare dopo 8 minuti, c'è Coutinho, la va a mettere, ma no, verso Ribéry, attenzione, Patrick, Coutinho in mezzo, ma verso il tiro, oh mamma mia, ma che cos'è, ma veramente raga, dei fenomeni. Questo è quarto gol almeno. Quarto gol. Questa è. Ma proprio. Mamma mia, che inizio scoppiettante. E questo si scollega, ve lo dico io. Qua lo dico e qua lo nego. Patrick per Coutinho, che chiede l'1-2 proprio a Patrick. Oh, arbitro senza palla. Scivolata. Ma dov'è sto giallo? Scusate, no, non sono d'accordo. Mi dispiace, questo era rosso diretto perché. Proprio un intervento solo ed esclusivamente di cattiveria, perché la palla l'aveva persa già 4 ore prima. Vabbè, comunque c'è questa. L'allarga verso Lukaku. E mi sa che il nostro amico si sta iniziando a innervosire. Ribéry. Entra in aria. In mezzo. Vai Icardi di testa, Icardi. Ma no, di piede. Ma come fai? Vabbè, comunque. Havertz. McGinn si gira, bravissimo. Lukaku, no, troppo. Che? Fallo? Rigore? No, vabbè, effettivamente sì, un po' in fuori gioco. Però comunque il passaggio era troppo lungo. Continuiamo a pressare come dei martelli pneumatici. Lukaku l'appoggia a McGinn. McGinn, bravissimo. Non riesce però a darla a Lukaku. C'è questa che adesso l'appoggia. Luindama con calma. Ragazzi, la velocità di gioco è aumentata sensibilmente. Mi sembra di giocare a FIFA, sinceramente. Ma no, non l'ha preso. Allora, qua ci sono andato col quadrato, ve lo giuro. Patrick cerca di recuperare palla. Alessandro, bravissimo Alessandro. Come la dà a Patrick? Bravissimi. Vai, voliamo. Oh, guardalo. Guarda. Attenzione, Coutinho. 2 contro 2. 2 contro 2. Do cazzo vai a Coutinho. Tira, Ribéry. Ma che. Ma non si è visto mai una cosa del genere. Ma non si è vista mai. Non si è mai vista, porca miseria. Vabbè, Icardi, raga, è uno che cova proprio del rancore. Non ha voluto far segnare Ribéry.
per questione di invidia e di livore proprio. Poi attenzione, adesso la Juve è ancora in avanti, c'è questa che l'appoggerà a Szczęsny, l'allarghiamo verso Lukaku, l'1-2, bellissimo, Lukaku, McGinn, Lukaku, avanza ancora il fratello scarso di Romelu, verso Ribéry, Ribéry per Icardi, Icardi, in mezzo, Havertz, oh ma tu... Ma dove c'è la questa difesa? Tutti i passaggi sembra fuori gioco, ma vabbè. Lui andava, l'allarga verso questa. Questa avanza, indisturbato. Questa, bravissimo questa. Oh, vabbè, arbitro. Allora qua o lo ammonisci o lo espelli oppure mi fai continuare. Ma porca miseria, questo se n'era andato, va, ma guarda che culo che ha. Lui andava verso McGinn. Di prima per Lukaku. Lukaku con molta calma, calma olimpica ancora. Lukaku la fa scorrere. Frank. Mamma mia, le finte di Frank. Mette in mezzo. Bravo Frank, va bene Frank. Riesce ad estrapolare il massimo da questa azione, andando a guadagnare un calcio d'angolo. Aspetta di scatto. A me piace molto lo scatto. One, così proprio fischiettando. Facciamo finta di niente e poi all'improvviso, pam, tutti dentro. Beh, un po' una cacata, mi è venuta però va bene. Lukaku riesce ad appoggiare ad André, a Patrick, svegliate però. McGinn, Ribéry può volare. Mamma mia la finta, di Ribéry. Frank, doppio passo, se ne va Frank. Vidal, vabbè, riconquista la palla. Poteva passarla Frank, ma gli è sembrato male. Probabilmente ormai voleva finire l'azione, ma ci ha verso. Con che cuore si va a recuperare questa palla? Questa, Lukaku, tutta di prima questa azione. Havertz lo vede, McGinn, la prende, sì, in mezzo. Le mani mi vorrei mangiare, ma attenzione, c'è Pierre, Frank. Andiamo sempre di, stavolta di treno, dai, andiamo un po' di treno. E vediamo che succede. Il trenino, Frank, non troppo lunga stavolta, però è troppo corta. Lukaku, aspetta, non fischiare arbitro. Siamo a 5 minuti oltre, vabbè. 1-0. Strameritato, wow. 22% possesso palla, credo non si sia mai visto proprio nella storia di PES 2020. Non ha toccato un pallone, ecco, c'è da dire questo. E cominciamo il secondo tempo con Icardi verso André per Coutinho per Patrick. Patrick il doppio passo proprio a sfregiare l'avversario ancora. L'1-2 che riesce benissimo. Patrick avanza. Cerca lo spazio, ma c'è De Ligt che lo va a fermare. Ma ancora Patrick che va a lottare. Mamma mia il laziale, che cosa sta facendo Alessandro però. Fa prevalere la sua prestanza fisica. Niente, oh, questo non riesce a superare la sua metà campo. Incredibile, non l'avevo mai visto uno così. Uno così scarso più di me. Icardi. Havertz, che te pare sempre fuori gioco. Ter Stegen, il lancio lungo c'è però. Havertz ancora. Oh, guarda Icardi, bravissimo. Vai Frank, ma chi è? Mazza, oh, sei veloce Vidal. Ma c'è Frank. Arbitro, ma niente, ma proprio. Non ce lo vogliono dare. Sì che tanto non li saprei battere i rigori però. Di tacco Ribéry, tira, no, tira, Frank, 2-0, ragazzi, niente, una partita che non ha storia, una partita che non ha storia e neanche geografia, se dobbiamo dirla tutta. Forsberg, come minchia ti chiami, sulla fascia, vediamo se cerca il gol della bandiera, ormai si può dire. Poi è Savic per Alario, mamma mia, detractor, Lukaku, vede lo scatto di Frank Ribéry, che però c'è Leonardo Bonucci che va a fare buona guardia. Payet di prima gioca adesso alla Juventus, ma ovviamente vengono subito fermati. C'è un'incomprensione qua, però attenzione, un'incomprensione, c'è Luindama che non interviene perché capisce lui intelligentemente che sarebbe andato fuori il pallone, la lascia scorrere Szczęsny proprio per Luindama, che adesso con calma olimpica sembra Whoopi Goldberg Luindama in questo gioco. Szczęsny, grazie. Lo appoggiamo proprio a Patrick. André, McGinn, Coutinho. Le finte, se ne va Coutinho. Coutinho. Oh, qualcuno che scatta però. Niente. Ah, attenzione, mi sa che si è scollegato, diciamo. Coutinho si è scollegato, però questo era gol ragazzi, il 3-0, questo era il 3-0 ragazzi, ormai. Per il secondo episodio consecutivo costringiamo l'avversario a disconnettersi. Vabbè, ormai
Raga, io l'avevo detto che eravamo troppo forti. Comunque, a quanto ho capito, più è alto il punteggio e più è forte l'avversario. Ecco, visto che siamo saliti anche noi. Oh, Lega Inglese, questo potrebbe essere interessante, 4 stelle. Osservatori della Lega Inglese. Magari lo andremo a provare dopo, eh. Attenzione, abbiamo trovato il nostro avversario, Diaz. Valutazione 6,58. Questo è forte. Questo è forte, signori. Vediamo di dov'è. Rotterdam, olandese. Abbiamo noi 7 punti di settimana, lui 0. Quindi forse che cos'è? La prima partita che fa questa settimana? Non lo so. Noi scendiamo in campo con la stessa formazione della partita precedente. Mentre lui scende con Alisson, Piqué, Marquinhos, Fabra, Babu, Verratti, De Jong, Brozovic, Mbappé, Bernardo Silva e Tammy Abraham. E siamo pronti, signori. Catania Iwobs, stadio San Paolo. Giochiamo in casa. In questa partita dove andiamo a cercare la conferma di essere veramente cresciuti e di essere possessori di una nuova linfa. Attenzione, Havertz subito, Coutinho, attenzione, siamo subito in avanti. Abbiamo lasciato, mamma mia. Oh, no, tira. Che cos'era? Non lo so. Vabbè, comunque, Brozovic, subito, andiamo in avanti ancora. Ma che stava a fare? Oh. Bernardo Silva, cerchiamo di un attimo tranquillizzarci perché non sto capendo niente. Allarga il gioco, c'è Azzarola, Mbappé. Mbappé, giustamente è il più veloce del mondo. De Jong, ancora. Dai, ma questo era fuori di 1 chilometro. Che sfiga, porca miseria. E c'è proprio Frenkie De Jong, la va a battere, la mette in mezzo. Luenda, ma come va a staccare, ragazzi? Come va a staccare? Icardi è costretto a fermarsi perché è tutto solo. La dà all'indietro per Luindama. Luindama l'allarga a Lukaku. Lukaku c'è la palla lunga, sulla stessa fascia. C'è Ribéry che la fa scorrere. Mamma mia, Frank. Mamma mia, Frank. Un piccolo folletto, Frank. Però Icardi non riesce a tenerla. Il piccolo folletto. Havertz, Icardi. Icardi lo vede. Vede Frank. Frank. Lungo passaggio. Mazzo. Vabbè. Babu, senza complimenti, la mette in angolo. Andiamo di scatto, come sempre. One e two, e one, two, three. Vai, in mezzo. Vai. Oh, ma non ne prendono una. Patrick, la prova. Niente, ribattuto. Coutinho, la va a recuperare però. La va a recuperare. Non Coutinho, riesce a no, mantenere niente. Il possesso. rimpallo non lo favorisce. De Jong va a fare su il pallone. Ancora De Jong. Ripartono in contropiede qua i giocatori del... Che cazzo è questo? Non me lo ricordo. Mbappé verso Riceve il Tammy passaggio. Abraham. Tammy Abraham. All'indietro, Mbappé verso Verratti. Bernardo Verratti, spalla, Bernardo Silva. possiamo. Mamma mia, che cosa ha fatto? Chi è? André? Non lo so. Si è proprio tuffato di testa per smorzare il pallone. Ribéry, non perdere palla là perché Lukaku si è portato in avanti. McGinn, André, attenzione. André verso Coutinho. Lo vede in mezzo. No, l'ha presa lui perché, porca miseria. Alisson, tornate però, grazie. Tornate, tornate. Mamma mia, Patrick, che intervento bravissimo su Mbappé. C'è Coutinho ancora verso Icardi di prima. Ribéry. Ribéry, mamma mia, passa Havertz, passa Havertz. È costretto a fermarsi. Le finte, le doppie Tocca cross. finte. Ho sbagliato tasto, porca miseria. Non lo so, mi sono fatto prendere dall'emozione, purtroppo. Ogni tanto mi capita che il cervello non connetta con le dita. Attenzione, adesso c'è Lukaku. Mamma mia, come la Si va a ricomincia da chiudere Lukaku, poco. proprio da emozionante, quasi emozionante. Va bene, finisce il Primo primo tempo tempo, si giusto lo conclude 0-0 a uguale. mio avviso. Nessuna delle due Giusto lo squadre riuscirà a 0-0. bucare la rete Ha avversaria. anche Guardiola in Sarà panchina, ragazzi, interessante perciò sapere voglio come uscirà dire, da è gara nel già secondo. molto più avanti di noi, quindi stiamo veramente facendo una grande Squadre che partita. emulano gli Serve proprio quel spogliatoi senza aver guizzo, inaugurato ci il manca, tabellino. Vediamo che se ci il consiglio potrebbe dell'Inter portare in prende gambe nella avanti, ma per rete adesso, ragazzi, molto, molto d'avversario. L'azione soddisfacente già la nostra intrisa. prestazione, proprio generale, Ben fatto che nel globale. secondo E tempo le intanto c'è cose possono Mbappé, e poi cambiare. lui è Speriamo che Mbappé, la oh, gara si voglio dire. accenda. Brozovic, Bernardo Silva. Bernardo Silva per Tammy Bella palla, Abraham. devi Ancora per approfittare. Bernardo Silva il Bernardo Silva! tiro. La apre E non trova troppo. la porta E il tiro l'avversario. si perde Difficile sul tiro. fondo. La conclusione è Stiamo adesso uscita. soffrendo. Peccato, Forse lui ha almeno avrebbe avuto potuto qualche occasione in segnare più. il Lukaku, portiere. questa è tua, eh? Lukaku, la do a te. Ce l'hai? Sì, bravo, Lukaku. Ancora centralmente per questa. Non la perdiamo qua, per favore. Aspetta, chi la do? Chi la do? A chi la do? La diamo a Lukaku di nuovo. Lukaku, Lukaku la dà a c'è la palla Ribéry. lunga in avanti. Ribéry cercherà l'1-2 adesso. Bravo, con McGinn. McGinn, bravo. McGinn ancora Ribéry un altro 1-2. Havertz, prova la soluzione in bravo. fascia. Havertz, Ribéry niente. Non riesce mai il dribbling Se la comunque contro rimessa in gioco quest'altro, un per Babu che mi sembra molto, molto veloce. Però c'è Lukaku.
Lukaku verso McGinn. Niente, prima battuta male. Sì, 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 assolutamente sono d'accordo. Tammy Abraham. Verratti, ma c'è questa che va a chiudere come un vero difensore. Grandissima finta qua di Szczęsny. Patrick, pa, mazza, oh dai però, porca miseria. Patrick verso Mbappé. Mbappé, Abraham. Il passaggio troppo però lungo. Porca, vabbè, nostra, dai. Vai Coutinho, vola. Coutinho vola, che sei veloce. Contro Marquinhos. I due brasiliani, niente, oh, non riusciamo mai a passare. Attenzione a Tammy Abraham che riconquista il pallone. Mbappé, Mbappé ancora per Abraham. Ma c'è sempre André che la va a chiudere. Mamma mia che partitone, ragazzi, a livello difensivo che stiamo a fare. Havertz, facciamo girare la testa all'avversario. Ancora Icardi, Icardi, Icardi l'appoggia a Coutinho. Coutinho cerca spazio, non troviamo... Oh, ma qualcuno che ci viene... Dove cazzo non è Patrick? Ah, Patrick, dove stai? Vabbè, la diamo centralmente ad André di prima e a Calà, appunto. Patrick torna, meno male che non si è salito. Bravo Patrick. Verratti, il filtrante per Abraham. Abraham di fisico riesce a passare, ma troppo centrale. E qua c'è Szczęsny che la mette a terra. Va a fare il Neuer Szczęsny. Lukaku. Siamo al 71esimo, siamo al 71esimo. È ancora 0-0. Havertz inventa per Frank Ribéry. Hop! Vai Lukaku, vola. Attenzione, 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 Piqué. Piqué, Piqué contro Lukaku, va bene. Calcio d'angolo, calcio d'angolo, calcio d'angolo, perfetto. Va a battere proprio Frank Ribéry. Andiamo ancora di scatto. Tutti dentro, troppo lunga di nuovo, mi sa che l'ho buttata, anzi non è buona. Niente, c'è Lukaku, mazza. Tammy Abraham. Oh, ops. Gioca una palla lunga. Mamma mia, vabbè, c'è questa che va a chiudere verso André. André, lui in davanti, ancora per André. Mamma mia, che ragnatela di passaggi, signori. Icardi, vede, 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 Coutinho, no, mi voglio mangiare le mani, ho sbagliato, non devo correre ancora. Lukaku, con calma, grazie, con calma, Ribéry all'indietro per McGinn, ragioniamo, McGinn per Frank Ribéry, Ribéry, scatta Lukaku, niente, viene fermato, va bene, c'è fallo laterale per noi, ottimo, Lukaku, ancora verso McGinn, chi era, sì? Sì, McGinn. Centralmente Havertz, Havertz per André. André le finte, cerca l'aiuto di Patrick che lo trova. Attenzione Coutinho, la può mettere in mezzo di prima. Arriva, mamma, non ci è arrivato Ribéry. No, non so che fare, aspetta. Tira, no, Icardi. Mamma mia, se l'era mangiato, ragazzi. Se l'era mangiato, se l'era. Il palo da porta vuota. Maurito Icardi, pazzesco, all'88esimo. Partita al cardio, fammelo vedere, vabbè. Partita al cardio palma, signori. Aspetta, 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 tutti in difesa. Dove cazzo non è? Un attimo. No, 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 non è possibile, no. Tutti in difesa, con calma adesso, Szczęsny, con calma, molta calma, dalla a Lukaku, ottimo. Lukaku, non perdere palla là. Oh. Grande, grandissima vittoria, signori. Grazie al gol, allo scadere di Mauro Icardi in zona Cesarini. Mamma mia, che è proprio una partita bellissima questa. 61%, proprio meritatissima anche, devo dire. Questa vittoria, nulla, nulla da obiettare per il nostro avversario. 1-0, un'altra grande doppietta che abbiamo fatto oggi, signori. Veramente, stiamo scalando le classifiche mondiali. Voglio dire, uno che aveva 600. 58 punti, signori, noi 266, voglio dire, questa è una grande, grande vittoria, a conferma proprio della nostra crescita a livello di gioco, di meccanismi e di tutto. Benissimo, premi partita 3520, un altro osservatore della Lega Inglese. Allora, vediamo un po', slot 1, potremmo mettere un MCC, no, ne abbiamo tanti, la punta ne abbiamo tanti. Lega Inglese, allora, Lega Inglese, campionato della Lega Inglese, però ovviamente avremo 1245 giocatori. Mi sembra un po' troppo. Dovremmo andare un po' a scremare. Vediamo Africa, continente. Non lo so, raga. Allora, facciamo posizione punta. Purtroppo quelli che servono a noi non ci sono. Allora, facciamo così. Richiediamo le punte. E in caso, ragazzi, lo andiamo poi a convertire come preparatori per aumentare le statistiche di Lukaku o Icardi, che sono le nostre due punte principali. Vediamo chi troviamo, che cos'è inglese. Che è un altro pallone di bronzo addirittura, proprio, niente. Koja,
Costa d'Avorio della Stone Villa. Vabbè, grazie. Rarità bronzo. Certo, perché vuoi dire, per trovare bronzo devi essere proprio sfigato. Allora, vediamo se riusciamo a trovare ancora un difensore. Monete Megalab, anche se secondo me, raga, qua non si trova una mazza di niente. Sono proprio GP buttati al vento. Perché troviamo sempre palloni argento, palloni bronzo. Che veramente sono delle pippe. Vediamo così. Tanto per ogni tanto ci proviamo per sfidare la sorte, ma infatti niente, anche stavolta pallone argento. Chi è? Valencia, Piccini picciò. Terzino destro. Vabbè, potrebbe essere interessante sempre per il discorso di conversione per preparatori. Possiamo andare ad aumentare un po' le statistiche di Niom. Va bene ragazzi, detto questo, fatemi sapere la vostra. Ovviamente una grande partita, un grande episodio dove abbiamo rullato, come si dice, abbiamo fatto capire al gioco e agli altri avversari chi comanda, con due fantastiche vittorie, una tra l'altro anche per disconnessione, che sono quelle che danno più soddisfazioni. Quindi fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, lasciate un bel like al video dopo queste fantastiche vittorie, iscrivetevi al canale, mi raccomando, è molto importante, non ve lo dimenticate, altresì come condividere il video. E noi ragazzi ci vediamo sempre domani con appunto dei nuovi video. Ciao.